Nell'Alghero TG Express di oggi, in consiglio il voto di Mimmo Pirisi salva ancora il sindaco. Importanti interventi approvati in aula. Passi avanti importanti per il piano di assetto idrogeologico. La Foradada conquista New York. Automobilismo, l'algherese Fabio Fangioi vince a Ittiri. Sigla e poi iniziamo con l'Alghero TG Express. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. 13-12. Con il voto del capogruppo del PD, Mimmo Pirisi, il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio e nel contempo ha consentito ancora una volta alla Giunta Bruno di non cadere. Sindaco che ha annunciato che rimetterà il suo mandato nei prossimi giorni per poi cercare di ricostruire una maggioranza più solida e ampia. Ed il voto positivo del Consiglio ha permesso di approvare la variazione di bilancio da 610.000 euro, che permette tra l'altro il rifacimento del ponte di Fertilia, contributi alle famiglie che hanno subito l'incendio del palazzo di via Vittorio Emanuele e nuovi interventi al CRA. Approvato anche il piano di protezione civile, il piano delle partecipate, il bilancio consolidato e il catasto incendi boschivi. E sabato mattina negli uffici comunali di Portaterra il sindaco Mario Bruno e l'assessore alle attività produttive Ornella Piras hanno incontrato i rappresentanti delle borgate. Passi avanti importanti per il piano di assetto idrogeologico, basilare per il piano di conservazione e valorizzazione della bonifica di Alghero, che dopo l'approvazione attende l'ok finale della Regione Sardegna. Una nuova immagine del Parco Naturale di Porto Conte, Capocace Isola Piana, è stata selezionata da Obiettivo Terra Fondazione Univerde ed è in mostra da oggi al Palazzo delle Nazioni Unite a New York. Unica per la Sardegna la fotografia di Giuseppe Esposito e ritrae il tramonto dietro l'isola della Foradada. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui dal Monumento per la Lingua. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. E chiudiamo con l'automobilismo. L'algherese Fabio Fangioi, al volante di un prototipo Radical, ha vinto la 19ª edizione della Seredda Ittiri. Secondo trofeo Salvatore Casiddu, valida come 13ª e penultima tappa del campionato sardo di autoslalom, trofeo Aido Sardegna, Patrizia Bigi 2017. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, domanda o segnalazione potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!